Quattordicesima settimana, tempo ordinario, anno pari, venerdì. Osea, il piccolo, grande profeta, oggi con noi, ma la parola di Dio non termina mai di agire. Il messaggio di un profeta non può non terminare nel far ripensare l'abbraccio con Dio. Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio. Hai inciampato nella tua iniquità. Iniquità è ingiustizia, l'avere tradito Dio per gli idoli. Preparati parole da dire al tuo Signore, il Signore che accoglierà il bene che hai fatto, ma ripuderà l'iniquità che hai commesso. Accetterà la lode delle tue labbra più che le offerte. Quando uno ritorna a Dio, Dio stesso manifesta la sua commozione, perché è l'amore del Padre che ci abbraccia. Se noi riconosciamo che non avremo più fiducia nelle nostre forze, come allora Israele sui cavalli, sugli idoli, ma sulla misericordia di Dio che ci abbraccia come figli che ritornano al Padre. E Dio si esprime nell'amore. Li guarirò, li amerò, sarò rugiada per Israele, fiorirà come un giglio. Le sue radici saranno profonde come gli alberi del Libano, saranno pieni di bellezza come gli olivi. Manderanno fragranza come il monte Libano, pieno di fiori e di frutti. Potranno sedersi di nuovo alla mia ombra. Ecco il ritorno. Chi è saggio comprenda questo amore di Dio. Dio è davvero un poeta, poeta di amore. Con il Salmo 50 la Chiesa ci offre, insieme a Davide, pentito, di dare la lode. La mia bocca proclami, o Signore, la tua lode. Lavami, o Signore, tutto dalla mia colpa. Gesù nel Vangelo va formando gli apostoli, i suoi dodici, li manda dicendo come pecore in mezzo a lupi. Si tratta di vincere i lupi. E quali sono le virtù principali per vincere i lupi? La prudenza come serpente, la semplicità, l'innocenza, la trasparenza disarmante. Queste le due virtù, prudenza e semplicità, che Gesù infonde nel cuore dei dodici, i privilegiati apostoli. Ma pronti fino al martirio, saranno delle prove che andranno a infrangere anche i legami del sangue, fratelli che si odieranno, padri e figli che si condanneranno a morte. Ma non abbiate paura, lo spirito del Padre vostro sarà in voi e vi farà parlare, lo stesso spirito che ha fatto parlare e parla in Gesù e nella Chiesa. Questo fino alla fine del mondo è un combattimento per la vittoria finale. Maria alla fortezza di una guerriera, alla dolcezza della donna madre. Così nel Cantico dei Cantici viene rappresentata la Chiesa e lei come esercito schierato a battaglia. Lei, dice il Signore, la mia colonna.